analisi attenta delle aree più sensibili della capitale e un potenziamento della polizia di prossimità, con un occhio di riguardo ai reati contro il patrimonio, furti e rapine. Sono queste alcune delle priorità indicate dal nuovo questore di Roma, Mario Della Cioppa, che oggi si è presentato alla città con la sua prima conferenza stampa. Della Cioppa, 58 anni, si è appena trasferito a Roma per assumere il nuovo incarico. Prima era stato questore di Catania, ma precedentemente anche di Foggia, Ascoli Piceno, Fermo, Alessandria. Una carriera dunque di tutto rispetto, quella che lo ha fatto sbarcare a Roma per un incarico che dice di vivere con profondo senso di responsabilità. Benvenuto anche da parte nostra. Nell'analisi fatta durante la conferenza stampa lei ha parlato anche, tra le altre cose, di questa in qualche modo analisi che dovrete fare delle aree più sensibili, più a rischio del territorio. La nostra è una televisione che viene da Ostia, territorio commissariato per mafia, comunque a prescindere dal commissariamento, noto per essere il fulcro di una serie di traffici anche per via della posizione geografica. Da questo punto di vista possiamo ipotizzare una riorganizzazione dei servizi specifici? Intanto la recentissima operazione condotta dal commissariato di Ostia testimonia l'attenzione continua che noi abbiamo su quel territorio. È innegabile che negli ultimi 2-3 anni su Ostia è stato fatto un importante attività di prevenzione e repressione e siamo tutti quanti consapevoli che questa azione deve continuare. Consideri che in determinati contesti territoriali come quello che è Ostia è necessario sempre un intervento di sistema, perché il mero intervento chirurgico non può essere sufficiente, ma mi risulta che questo intervento di sistema è in atto ed in ogni caso è proprio uno degli obiettivi che insieme alla prefettura e ai colleghi noi stiamo analizzando di buttare giù come progettualità. Ultimo ma non meno importante argomento affrontato dal questore è quello del rapporto con la stampa. Il nuovo questore di Roma assicura un rapporto con i mezzi di informazione costante, quindi una certa trasparenza rispetto al racconto, alla descrizione delle operazioni di polizia e al contrario una certa ricettività di quelle che sono le segnalazioni che anche attraverso la stampa arrivano dai territori. Sicuramente una buona notizia per la libertà di stampa e per il nostro lavoro. Dalla questura di Roma per Canale 10, Mara Zarelli.